A Villafranca Sicula, nell'ambito del premio Barone Musso alla Villa Musso, è stata inaugurata una nuova sala intitolata a Sua Eccellenza Cardinale Salvatore Pappalardo, originario proprio del piccolo comune montano. L'evento è stato presieduto dall'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, insieme al sindaco Gaetano Bruccoleri e al direttore del premio Antonino Sala. All'arcivescovo Alessandro Damiano, il sindaco Bruccoleri ha conferito sia la benemerenza civica per il solerte impegno in favore della cultura e della pace, sia la sezione speciale del premio dedicata appunto al cardinale Salvatore Pappalardo. La giuria è stata composta da Valeria Augello, Paola Montalbano, Tommaso Smeraldi, Santino Rizza e Filippo Trafficanti. Lunghissimo l'elenco dei premiati appartenenti al mondo della filosofia, storia, letteratura, giornalismo, arti figurative, musica, impegno sociale, imprenditoria e scienza, ai quali il sindaco Gaetano Bruccoleri, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha consegnato come segno di apertura delle chiavi in ceramica realizzate da un artigiano locale. Una parte importante del premio, come sempre, è stata dedicata agli studenti più meritevoli della cittadina agrigentina, che hanno completato il proprio ciclo di studi con il massimo dei voti. I dettagli in questa intervista al direttore del premio, Antonino Sala. Nell'ambito del premio Barone Musso oggi è stata inaugurata la sala della Villa Musso stesso, che è stata intitolata dall'amministrazione comunale e dal sindaco Gaetano Bruccoleri al cardinale Salvatore Pappalardo, che è nato a Villafranca nel 1918, soprattutto perché è stato intanto un esempio di grande prelato siciliano, di grande uomo di cultura e di grande moralità e spiritualità. Pappalardo e il cardinale Pappalardo è sicuramente un monumento di lotta per l'affermazione dei valori della legalità contro ogni forma di discriminazione e o criminalità. Il premio Musso questa sera premierà diversi esponenti della cultura, della filosofia, della storia, dell'arte, ma anche della scienza. È come sempre una grande kermesse che premia le eccellenze di tutti i settori, compresi gli studenti più meritevoli di Villafranca, un'occasione anche per assaporare della buona musica e soprattutto poter apprezzare lavori e idee che rappresentano il meglio della cultura siciliana.